Tutti, eccoci qui in linea. Oggi è giovedì e come ogni giovedì alle ore 15, oggi siamo un attimino in anticipo, qualche secondo, va in onda trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo e chi vi parla in regia è Claudio Simeoni di Marghera. Con me c'è sempre Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e parleremo anche oggi di magia, stregoneria e paganesimo. Prima di parlare di magia, stregoneria e paganesimo, parliamo comunque di magia, stregoneria e paganesimo col bollettino che è uscito dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che adesso Francesco vi illustrerà un attimo. Voglio ricordare l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, è a Marostica, casella postale 53, Vicenza. Questo bollettino può essere richiesto a questo indirizzo, dopo comunque lo ridarò nel corso della trasmissione. Vi passo Francesco che vi parla. Sì, salve a tutti. Rubo un attimino la trasmissione per parlare del bollettino. L'Istituto ha due pubblicazioni, una rivista più consistente di studi pagani, stregonici, politeistiche e studi politeisti, e ha un bollettino che viene inviato gratuitamente, sottolineo gratuitamente, a tutti quelli che ne fanno richiesta. L'indirizzo l'ha già dato Claudio. E questo bollettino è molto contenuto, cioè nel senso che non pretende di essere una grande rivista, però cerca di dare degli spunti di informazioni, discussioni, notizie strane o cose di una certa tematica, sempre nell'ambito della stregoneria. Ora il bollettino può essere richiesto gratuitamente, se qualcuno vuole dare un contributo, al massimo può inviare 1.000 lire se proprio vuole, tanto per le spese postali, visto che sono le più consistenti. E su questo numero c'è un articolo di un nostro collaboratore Paolo Amaldi che parla dei pagani in Asia e fa un invito a tutte le persone interessate alle minoranze etniche, soprattutto alle minoranze religiose, parlando di alcune minoranze di Kalash che si trovano in Pakistan e che sono perseguitate dalla maggioranza musulmana. C'è una ripresa di un articolo dello scorso estate pubblicato su Corriere della Sera Scienze che parla della tematica del rapporto della Dea Madre, cioè nel senso che all'interno del paganesimo, soprattutto del paganesimo di tipo americano, esiste una discussione moltissimo, molto forte, moltissimo seguita e dibattuta, se all'inizio c'era una società patriarcale o matriarcale. Io sono dell'opinione che le società non siano solo matriarcali o patriarcali, ma esistono delle società anarchiche in cui tutte le persone hanno uguali diritti, uguali doveri, e di conseguenza non esiste la predominanza della donna o dell'uomo, ma tutti e due hanno dei valori e difatti anche parecchi studiosi si stanno orientando in questo senso, sostenendo che non c'era una prevalenza di una società matriarcale o di una patriarcale. E questo appunto articolo dice che la dea madre sta diventando maschio e si riferisce appunto a degli studi fatti ultimamente per quanto riguarda la zona di Malta. Poi c'è un articolo ripreso da un giornale locale che è molto interessante, che parla di una festività ripresa ultimamente da un paio d'anni in un piccolo paesino del Trevigiano, e che è in pratica un antico rito pagano tramutato in festa popolare, che comunque è interessante notare come dopo tantissimi anni ci sia una ripresa, dopo 1700 anni, di alcune festività, anche se naturalmente il loro aspetto più pagano sia sparito. C'è un articolo del nostro buon Claudio Simeoni su Venere, molto contenuto, comunque interessante, poi le sue opere sono sempre interessanti. C'è la ripresa di un articolo di Roger Garaudy. Roger Garaudy è un filosofo francese, era uno dei massimi esponenti culturali del Partito Comunista francese, si è convertito all'Islam. Nel suo piccolo articolo, apparso 2 anni fa sulla stampa, lui dice che il conflitto più crudele oggi nasce dal monoteismo del mercato. Lui, nonostante se, che essendo islamico, sostiene appunto che ci sarà lo scontro del futuro, sarà di tipo religioso, cioè sarà tra il monoteismo del mercato e il politeismo della vita. È una tesi interessante, soprattutto fatta da un monoteista, e può essere interessante approfondirla e anche dibatterla. E poi c'è il catalogo delle pubblicazioni dell'istituto. Ecco, chi lo volesse richiedere può tranquillamente scrivere al nostro istituto senza nessun problema, lo inviamo gratuitamente e noi siamo pronti a spedirlo quando volete. Passo la parola a Claudio. Molto bene, Francesco vi ha illustrato un aspetto della nostra attività in generale, nel senso che la nostra attività non si articola soltanto nelle trasmissioni radiofoniche da Radio Gamma 5, ma si articola in una serie di iniziative. Vorrei ricordare che Radio Gamma 5 trasmette su 94 FM ed è in via Belzoni. Ricordiamo ancora che blocchiamo le telefonate finché non abbiamo finito la presentazione.
preghiamo i radioascoltatori di non telefonare in questo momento, siamo costretti a lasciare giù la cornetta finché non abbiamo terminato. Quello che vi ha letto Francesco è la pubblicazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è uscita in questi giorni e che è disponibile per tutti i pagani che la richiedono, o tutti i simpatizzanti, o tutti quelli che sono curiosi di conoscere. Ridò un'altra volta l'indirizzo dell'istituto, è Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. E viene spedita gratuitamente, se qualcuno vuole pagarci le spese di spedizione, pagarci il francobollo, lo ringraziamo sempre, comunque viene inviata gratuitamente. La trasmissione di oggi verte su alcune cose che dividono Gesù di Nazareth dalla stregoneria, secondo alcuni principi etici del paganesimo. Cosa significa questo? Quando una persona o delle persone si predispongono a diffondere quello che loro pensano, quello che loro credono, quello che loro percepiscono, la loro fede, diciamo, in altre parole, devono attenersi, a nostro giudizio, a giudizio del paganesimo, a dei principi etici. A me l'etica non piace, cioè per me l'etica è una cosa obbrobriosa, però siccome vivo in una società che ha dei principi civili, è bene che i principi etici corrispondano a questi principi civili. Ed è importante questo, perché altrimenti andiamo fuori dal seminato, ognuno può dire e fare qualsiasi stupidaggine che vuole. È importante rispettare alcuni principi etici. Io ne ho selezionato 5 di questi principi etici e intendo confrontare i principi etici del paganesimo con il comportamento del Gesù di Nazareth. Il primo principio etico è questo: non si può chiedere adesione ad un credo millantando. Cosa significa questo? Che se io voglio mettere in ginocchio delle persone, cioè se il mio intento, il mio credo è mettere in ginocchio delle persone, devo costringere queste persone a piegarsi al mio volere o alla mia verità. Però piego delle persone, non è che diffondo un credo, non è che diffondo una fede, che diffondo un pensiero, che diffondo una filosofia. Diffondo una sottomissione. Praticamente, quando Gesù non può aver liberato nessun uomo da una possessione di un essere di energia che lui chiama demonio, perché non è possibile che un essere di energia prenda possesso di un corpo di un essere della natura, qualunque sia la sua specie. Cosa significa questo? Significa intanto che Gesù ha mentito. Hanno mentito i Vangeli, hanno mentito tutti quelli che parlano di liberazione dalle possessioni demoniache. Perché hanno mentito? Perché gli esseri di energia sono esseri che hanno un loro percorso di coscienza, di consapevolezza, di sviluppo. E il loro percorso non ha nulla a che vedere dal punto di vista, chiamiamolo biologico, tanto per intendersi, con l'essere della natura. La concezione secondo cui Gesù o altri liberano dalla possessione demoniaca avviene attraverso due presupposti fondamentali. Prima di tutto, che l'essere della natura è un essere vuoto e viene riempito da uno spirito. E il secondo presupposto è che l'essere umano è l'essere centrale del mondo, dell'universo. Ora, nel paganesimo l'essere umano non è altro che parte della natura. Non è centrale rispetto alla natura, è la natura centrale e l'essere umano è parte della natura. E in secondo luogo, l'essere umano non è stato creato da Dio, non è stato fatto di fango e poi Dio gli ha messo lo spirito, ma è divenuto dal brodo primordiale, è divenuto attraverso un processo di trasformazioni. Questi processi di trasformazione fa sì che ogni fase dello sviluppo dell'essere, che poi è diventato un essere umano, è un essere cosciente. Cioè, la cellula primordiale che è uscita dal fango primordiale aveva la stessa energia e la stessa coscienza che io ho oggi. Solo che nel corso delle trasformazioni, nelle ere geologiche che si sono susseguite, io mi sono trasformato e ho trasformato anche la formazione della mia coscienza. Però non è che nel momento in cui il mio avo è uscito dal brodo primordiale non avesse la mia stessa coscienza, le mie stesse tensioni, le mie stesse necessità. Dunque, Gesù ha mentito.
e hanno mentito tutti quelli che hanno fatto le liberazioni dalla possessione demoniaca. Tant'è che i cristiani davano l'ostia consacrata alle mucche malate per scacciare il demonio. Questo l'ho presa da Saul, i bastardi di Voltaire. Oppure, citazione da Alfonso di Nola in Inchiesta sul diavolo, un frate dell'Aretino gli racconta, non molto tempo fa, cioè ancora questi decenni, vede, qui da noi abitava una volta una ragazza, una giovane che era sempre stata fedele alla Democrazia Cristiana. Poi d'improvviso si mise con i comunisti. Il diavolo l'aveva posseduta. L'ho esorcizzata, le sono usciti dalla bocca almeno 100 diavoli. Poi è tornata alla Democrazia Cristiana. Cioè, a me non mi interessa niente i partiti politici, mi interessa semplicemente capire che c'è un'operazione politica nella possessione demoniaca che non ha niente a che vedere con la magia, non ha niente a che vedere col demonio, ha a che vedere soltanto col mettere in ginocchio gli individui. Questa probabilmente si era ribellata e lui è riuscito a risottometterla. Poi mi spiegherà come ha fatto a vedere 100 demoni, perché per vedere un essere di energia e riuscire a distinguerlo è un'operazione di stregoneria e implica molta disciplina. Il secondo principio etico è questo. Non si può imporre militarmente un credo. Cioè, io non posso imporre a una persona di credere in una religione. Perché? Perché se la mia è una fede vera, o la persona ne viene coinvolta, oppure la persona ne è estranea. Dunque, la conquista del Tempio di Gerusalemme per imporre il suo modo di pensare e il suo modo con cui frequentarlo è un atto di imposizione militare del credo. In stregoneria non si può imporre nulla a nessuno. Gesù vuole possedere il controllo del Tempio. Gli stregoni e i pagani vogliono aiutare lo sviluppo degli esseri umani. Gesù possiede, gli stregoni sviluppano il loro essere. In pratica la contrapposizione è fra potere di essere e potere di avere. Gesù vuol possedere gli esseri che vanno al Tempio, mentre gli stregoni e i pagani vogliono svilupparsi, vogliono sviluppare il loro potere di essere. E questa è una contrapposizione assoluta con tutte le religioni monoteiste e con tutte le religioni rivelate. Terzo principio etico. Non si può sottomettere nessuno mediante terrore. Cioè, io non posso imporre la mia fede e il mio credo dicendo a uno, guarda che se tu non credi in me viene il diavolo e ti porta via, o guarda che se tu non credi in me ti succede questo o quello o vai all'inferno. Questo è puro esercizio del terrore. Quando Gesù distrugge l'essere fico perché non gli dà quello che lui vuole e quando lo vuole? Questo comportamento viene esteso dalla Chiesa cristiana a tutte le relazioni con gli esseri umani. Quando fanno notare a Gesù cosa ha fatto al fico, egli millanta il suo potere, attraverso il quale può, se volesse, ordinare alle montagne di gettarsi in mare. Chi non ha rispetto per il circostante è portatore di morte e distruzione, e 1600 anni di cristianesimo stanno a dimostrare questo. Quarto principio etico. Non si può distruggere il divenire suscitando speranze vane o inutili. La resurrezione è una fantasia del fallimento. Si parla di resurrezione, resurrezione della carne, ricordiamocelo sempre, cioè ritornare allo stato in cui si è divenuti, cioè col corpo fisico, quando si è fallito nel percorso e sono falliti i sentieri del divenire. Per gli stregoni, la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Per chi è vissuto in ginocchio e sottomesso ad un Dio, la morte è la fine di tutto. Al massimo lo libera dagli affanni dell'esistenza. Chi fa della sottomissione il senso della propria vita rinuncia alla sequenza dei mutamenti, al suo divenire eterno. Invocare la resurrezione significa supplicare il supplicato di concedergli quanto per lui ha rinunciato. E questo non è solo un esercizio di parole. Ed è talmente vero questo che Wojtyla ha detto, eh sì, la resurrezione è vera, è sicura la resurrezione, ci sono le testimonianze dei Vangeli. Cioè, per lui i falsi gli confermano il vero. Cioè, è una cosa assurda, cioè lui non estende se stesso, non va a cercarsi la verità, però in compenso si confida con dei falsi. Ed è tanto vero questo che nell'agnosi, la dicitura il figlio dell'uomo
in realtà non sta a indicare il Gesù, ma sta a indicare il Dio che cresce dentro l'essere umano, il suo corpo luminoso. Ricordiamo che il mito della resurrezione è un mito pagano, ma è solo un mito di fantasia, in quanto anche Dioniso è risorto. O Dioniso? Dioniso o Dioniso? Dipende dalle pronunce, comunque Dioniso può andare bene. Ricordiamo ancora che la balla della resurrezione è importantissima. C'è un apologista cristiano del secondo secolo, un certo Quadrato, che scriveva lettere all'imperatore Adriano in cui affermava che persone risuscitate da Gesù erano ancora vive. Chiaramente era una balla, perché Celso c'è stato là in quegli anni e di quelle persone non se ne trovava traccia. E poi oltretutto ricordiamo sempre che la collocazione storica dei Vangeli è tutta l'acqua di rose, cioè è tutto un falso, ma questo a noi non ci interessa, non siamo storici. Ricordiamo ancora un'altra cosa, che il dogma dell'assunzione, anima e corpo di Maria in paradiso, imposto militarmente, festa giuridicamente imposta il 15 agosto, nel 1950 da Pio XII, lo fece dopo aver aiutato il nazismo, compresa la fuga e la protezione di gerarchi assassini nel dopoguerra attraverso il finanziamento e l'appoggio all'organizzazione Odessa, e intendeva, attraverso questa buffonata, mobilitare i creduloni contro l'ateismo e il comunismo. Cioè, a noi di politica non se ne frega più di tanto, però vogliamo sottolineare come tutte queste cose sono delle operazioni politiche di potere e servono solo per mettere in ginocchio le persone. E adesso arriviamo al quinto punto, e qua facciamo rizzare i capelli in testa un po' a tutti. Il quinto punto etico è questo: non si può truffare giocando sulla forma e l'apparenza. Il discorso sulle beatitudini. Nei Vangeli troviamo questi discorsi sulle beatitudini fatti in maniera diversa, in posti diversi, fatti in termini diversi, con principi diversi, ma non è importante, più o meno si assomigliano un po' tutti. Il discorso sulle beatitudini è aberrante, non solo per quello che beatifica, ma soprattutto per quello che non beatifica e maledice. Infatti il discorso delle beatitudini bisogna leggerlo al contrario. Proviamo un po' a leggere una sequenza, dopo magari troverete altre sequenze e me le contestate, però vi assicuro che il discorso sulle beatitudini lo trovate su tutti i Vangeli messi in maniera diversa. Allora, prenderò il più semplice io. Beati i poveri di spirito, maledetti i ricchi di spirito. Beati quelli che piangono, maledetti quelli che ridono. E il riso fa buon sangue, eh? Beati i miti, maledetti gli insofferenti, guai a chi si ribella. Beati quelli affamati di giustizia, maledetti chi combatte la giustizia. Beati i misericordiosi, maledetti coloro che affrontano i problemi che li affliggono per risolverli. Beati i puri di cuore, maledetti i sospettosi, specie nei confronti degli ecclesiastici. Beati i pacificatori, maledetti coloro che affrontano le contraddizioni. Beati i perseguitati, maledetti i persecutori. Beati voi quando vi perseguiteranno con falsità, affermazione soggettiva e arrogante. Poi per i persecutori bisogna vedere anche il soggetto che viene perseguitato. Da cui si desume l'indicazione della Chiesa Cattolica ai suoi fedeli. Vi costringiamo alla povertà di spirito affinché siate beati. Eh sì, perché la ricerca della conoscenza e del sapere, della consapevolezza, porta alla disperazione. Vi costringiamo a piangere affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere miti e sottomessi affinché siate beati. Vi costringiamo a subire ingiustizie affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere comprensivi e misericordiosi nel subire le angherie della Chiesa Cattolica affinché siate beati. Vi costringiamo ad avere un cuore puro, a non essere sospettosi nei confronti della Chiesa Cattolica affinché siate beati. Vi costringiamo ad essere in pace con noi e a non ribellarvi affinché siate beati. La Chiesa Cattolica vi perseguiterà con feroce falsità affinché siate beati. E questo elenco che io vi do è dimostrato dal fare delle chiese cristiane e da quella cattolica in particolare. Cioè, la verità non è un'esclamazione o un'affermazione, ma è il risultato delle azioni e di quello che si ricava dalle azioni che si verificano. Bene. Io vi ho parlato di 5 principi etici. Perché per noi sono importanti questi 5 principi etici? Perché noi diffondiamo un pensiero, una fede che appartiene a ogni singolo individuo. Cioè ogni singolo individuo ha una soggettività da dilatare nel circostante.
Ogni singolo individuo ha la sua percezione del circostante, ha le cose che gli sono preziose. E lui trasmette queste cose che sono preziose, ma sono cose sue. Non dice me l'ha detto il padrone, me l'ha detto il Dio, me l'ha detto questo. Sono cose sue. Vorrei ricordare una cosa. Per esempio, c'è un personaggio, un tale Krishnamurti, che venne educato per essere una specie di uomo Dio. E quando aveva 15-16 anni, adesso non ricordo esattamente l'età, ebbe la visione del dio Maitreya che gli deste un po' di cose, no? Che gli dette un po' di suggerimenti, un po' di lezioni. E lui fu affascinato da questa visione. Quando divenne adulto e divenne un filosofo, sembra uno dei migliori filosofi indiani, io più di tanto non è che abbia stima di lui, comunque. Lui ha capito che quella visione fu soggettiva, fu il riflesso dell'educazione che l'Anna Besant gli aveva imposto. Per cui la percezione del circostante è sempre una percezione soggettiva e dipende molto dal condizionamento educazionale degli individui. Pertanto, per noi è importantissimo il principio etico secondo cui non si può truffare giocando sulla forma e l'apparenza, oppure. Non si può distruggere il divenire suscitando speranze, non si può imporre militarmente un credo, non si può chiedere adesione ad un credo millantando. Cioè, per noi sono importantissimi questi, perché in realtà questi sono i comportamenti dei cattolici, questi sono i comportamenti dei cristiani. E siccome i cristiani praticano magia nera, praticano distruzione del divenire umano, noi ci stiamo opponendo a questo, cioè noi vogliamo costruire un sistema di libertà all'interno del quale ogni persona può esprimere se stessa. Però il nostro concetto di libertà, come abbiamo già spiegato l'altra volta, non è solo la libertà interiore, la libertà del fare dell'individuo, ma è anche la divinità libertà, cioè la parte divina che abbiamo dentro che chiede di espandersi e che si mette in collegamento con tutte le libertà di ogni parte divina, di ogni essere del circostante. Bene, io con questo penso di aver esaurito l'argomento. Che dici, Francesco? Sì, Ho parlato abbastanza? Forse anche troppo, vero? no, ho parlato più che sufficienza, cioè sarebbe moltissimo da dire e soprattutto penso che qualche ascoltatore sarà anche, qualche prete soprattutto sarà rizzato i capelli, li fa anche bene, così diventa un attimino più sveglio forse. D'altronde la lettura del Gesù ci hanno sempre propinata. Ti ricordi quel radioascoltatore che addirittura ci disse che la Bibbia era un libro proibito, era un libro Sì, all'indice, no? esatto. Perché nessuno deve andare a cercarsi le cose che gli interessano. Bene, possiamo dare via le telefonate se qualcuno vuole parlare. Intanto passo la linea a Sì, beh, Francesco che ha qualcosa da io ricordo dire. appunto il numero telefonico per chi vuole intervenire durante la trasmissione che è il 049 700 700 e di conseguenza le linee sono aperte se qualcuno vuole intervenire. Prima Claudio, io intervengo solo per puntualizzare una cosa. E Claudio parlava del discorso della risurrezione, diceva che Dioniso era morto ed era disceso negli inferi. Beh, posso anche proseguire, passiamo pure alla telefonata. Pronto? Sì? Chiudete perché c'è. Scusa, non abbiamo capito? No, niente, al di là. Niente, questo radioascoltatore ci ha detto che stiamo dicendo delle stupidaggini e ci ha invitato a chiudere. E questo è un ottimo comportamento, infatti a noi ci piacciono moltissimo queste cose. Pronto? Ciao Giampaolo. Vai pure. Grazie. Volevo dire che mi consola, fra tanti detti e tante fedi e tante religioni, c'è una sola cosa che è consolante, che la morte tappa la bocca ai credenti e ai non credenti, ma in egual misura anche. Non ho mai visto morire, cioè non è dimostrabile che il credente muoia in maniera diversa dal miscredente, viceversa. Proprio vorrei che mi fosse dimostrato che uno abbraccia la morte veramente in maniera sublime. E così la pioggia cade sul credente come sul miscredente, l'acqua e il sole e tutto quello che abbiamo. Non capisco queste contraddizioni, no? Che mi spiegassero i credenti o i non credenti il perché di questa totalità, di questo modo di comportarsi della natura nei nostri confronti. Sarei grato se qualcuno me lo spiegasse. E sarei grato che qualcuno venisse qui e mi esorcizzasse o riuscisse ad ipnotizzarmi.
Non l'ho ancora trovato quello. Ma la possessione perfetta consiste nel non essere posseduti. Ecco. Nel credere in se stessi comunque. Eh sì, questa è possessione perfetta, sicuramente qualche demonio ce l'hai dentro. Ah, bene. Mi piace. Ti ringrazio comunque. Ciao, comunque è buona compagnia in ogni caso. Sì, no, infatti. Come ciao, minimo Giappone. D'inverno starò al caldo. Perfetto. E c'è un'altra cosa. Dimmi. Che se andrò all'inferno, sì? Avrò senz'altro molta compagnia. Eh beh, indubbiamente. Mentre in paradiso non si sa quanta compagnia si può avere. Ciao, ciao Giampaolo. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Pronto? È il vostro presidente che vi parla. Cosa state trasmettendo? State diffondendo per l'etere messaggi contro Dio e contro la religione cristiana. Ragazzi, avete un futuro roseo che vi attende, ma a patto che scegliate la giusta via e non vi perdiate attraverso le nebbie del paganesimo. Cari ragazzi, va bene. Cari ragazzi, lo so che è difficile. Beh, sembra un imitatore. Quando si ha la vostra età. Beh, questa è divertentissima. Vi esorto a ritornare in un giusto cammino. Cavoleccia. Potreste trovarsi che te non sul giusto cammino, eh. Forse sei sulla strada sbagliata. Già il fatto che devi imitare qualcun altro vuol dire che non sei nessuno. Entrateci perché vedete. Va bene, scusa, però il divertimento deve finire, sì. In un mondo migliore. Bene, ciao. Ciao, grazie per l'intervento e per l'imitazione. Pronto? Dimmi. Ma volevo chiederti una cosa, mi chiamo Massimo. Sì? Ma volevo chiederti, ma voi, te o lui o quello di là, insomma, il tuo vicino, di che religione siete? Cosa siete, atei? Cosa siete? Siamo pagani. Come? Siamo pagani. Io sono un pagano politeista. Sei? Cioè io sono pagano politeista per intenderci. Pagano politeista? Sì. E che dei avete voi? Che dio avete? Nessuno, è tutto. Tutto quello che ci circonda è nessuno, perché non ci mettiamo in ginocchio davanti a nessuno. Per cui non sono dei, sono amici. Ci sono delle divinità che non conosciamo, comunque diciamo, vabbè, comunque ci sono divinità che camminano di fianco a noi e non sopra né sotto. Scusa un attimo, spiegami questa cosa qua di pagani, dei, che voi non mi ginocchiate, non li pregate. Cioè spiegami un po' che non riesco a capire. Scusa, da quanto tempo è che ci ascolti? Ti sento poco, spiegami per la radio, dai. Sì, da quanto tempo è che ci ascolti? Come? Da quanto tempo è che ci ascolti? È poco. Ok. Sì. Rispondo adesso. Bene, allora diciamo questo radioascoltatore che noi stiamo trasmettendo ormai da un paio di mesi e stiamo parlando di filosofia del paganesimo e della stregoneria. Stiamo parlando dei nostri concetti e del nostro modo di pensare, del nostro modo di essere. Adesso ricominciare tutto da capo, quello che abbiamo fatto in un paio di mesi è abbastanza lunga. Però il concetto è questo, fondamentale, è che noi non abbiamo un Dio creatore, cioè noi neghiamo qualsiasi Dio creatore e riteniamo che tutto il circostante, tutto quello che ci circonda, tutti gli esseri, camminano per trasformarsi e alla fine dell'universo formeranno questa coscienza universale. Per cui per noi magia e stregoneria sono cose fondamentali, perché il nostro corpo, il nostro scopo è quello di costruire il nostro corpo luminoso. Noi siamo convinti, e lo sappiamo per esperienza, che all'atto della morte del corpo fisico non necessariamente nasce il corpo luminoso. Per nascere il corpo luminoso sono necessarie alcune pratiche. La più importante di queste è prendersi nelle proprie mani le proprie scelte, il proprio divenire e non mettersi in ginocchio davanti a nessuno. E essenzialmente non mettere in ginocchio nessuno, è sviluppare il proprio potere di essere. Ora, se questo radioascoltatore ha la pazienza di seguirci per qualche trasmissione, potrà tentare di centrare un po' il nostro pensiero, il nostro modo di vedere. Noi andiamo avanti a spezzoni ogni volta e presentiamo ogni volta un argomento da commentare. Per cui è difficile presentare una struttura filosofica completa come la nostra, tutto d'un colpo, e spiegare cosa vogliamo tutto insieme.
e lo facciamo un po' alla volta, cercando di chiarire un po' alla volta. Passo a Francesco. Sì, ecco, rispondere su cos'è il paganesimo e il politeismo è una cosa abbastanza ardua e molto difficile da definire in poche parole. Io vorrei fare ad esempio delle citazioni. Io qua sotto mano ho un libro che è uscito un paio d'anni fa che si chiama Religione e religiosità nel Veneto, ieri e oggi, curato da un prete, da un monsignore, presidente dell'Azione Cattolica Vicentina. E dice, parlando appunto del politeismo, che è una cosa, lui lo cita, dice, fa, citando il nostro manifesto del 86, dice: il politeismo non è servitù, non è implorare dello schiavo che è prestato al suo signore, ma la fiducia e certezza di una comunità che abbraccia uomini e dei. Cosa? È una battuta? No, non ho sentito. Allora, ci hanno chiesto di quanti watt abbiamo bisogno per fare il corpo luminoso. Dovrebbe vedere lui quanta forza ha bisogno per fare l'animaccia sua. Comunque. Comunque le potenze, cioè, le divinità si possono costruire, si possono demolire, ne nascono anche da sole. E comunque potremmo anche rispondere a questo ascoltatore tranquillamente che si possono usare qualsiasi energia, basta che questa energia sia indirizzata e ognuno la possieda e lei sia capace di utilizzarla e non abbia bisogno di qualcuno che gli insegni come utilizzarla. Ecco, dicevo, questo prete, cercando di rispondere a questa telefonata, dice: l'attenzione posta su questo gruppo ci sembra giustificare dall'essere tale movimento, a nostro parere, l'espressione più tipica della secolarizzazione, che dopo aver prodotto un'universale emancipazione dell'umano, dal religioso, si fa creatrice di sacro, recuperando in termini individuali la vecchia interpretazione naturalistica della religione. Questa è una spiegazione, diciamo, abbastanza sommaria, nel senso che questo permette alle persone di dare degli strumenti per capire la circostante e la realtà. Pronto? Sì. Pronto? Sì. Bene. Qualcuno ci vuole toccare sì, la radio, va però, bene, benissimo. Proseguo sul discorso del corpo. Io qui ho un altro libro che si chiama Il bagno di Diana. È uno studio abbastanza interessante e che parla del fatto di quando Ateone fu tramutato in servo alla visione di Diana. E l'autore si chiede perché gli dei hanno il bisogno di assumere il corpo umano, la forma umana. Perché la divinità, ad esempio, come ad esempio Diana, che è una divinità, nel cristianesimo non abbiamo mai visto che Cristo si faccia una doccia, si faccia un bagno. Perché gli antichi dei pagani hanno bisogno, ad esempio, di lavarsi, di vivere con gli uomini, di mangiare, di giocare, di far l'amore con gli umani? Cioè, Giove, pur di avere un rapporto con le donne, ne fa di tutti i colori. Cristo, insomma, non ha neanche mai cercato di avere una fidanzata, comunque questo è un problema secondario, è un problema suo. Allora, l'autore dice, se assumono un corpo, e sto appunto leggendo dal bagno di Diana, se assumono un corpo, ne prendono cura e ciò li distrae, non tanto perché ne avvertono realmente i bisogni, ma perché li diverte l'idea di avvertirli. Lo fanno per rispetto umano. Come ogni dea, Diana sostiene fedelmente la sua parte di donna, si lava come una qualsiasi altra dea, ma mai si è sentito dire che si nutre delle sue opere. Cioè, lei dice, essendo avendo un corpo umano, sente il bisogno di curarlo e di mantenerlo come gli umani, nel senso di forma di rispetto per l'umano, cioè non si sente superiore e neanche bisogno, ne trova anche piacere di averlo. Di conseguenza anche le divinità assumono dei corpi, perché noi le pensiamo con questi corpi. E il fatto che assumono dei corpi è per darsi dei limiti, cioè nel senso ognuno, se non avessimo il corpo non avremmo limiti, invece avendo un corpo abbiamo delle limitazioni. Infatti l'autore dice: occorre porsi dei limiti, calarsi in agili forme, avendo scelto uno spazio per inseguire creature incoscienti, cinghiali, orsi e cervi. Occorre rispettare le condizioni dei corpi mobili, possibili di urtare altri, di urtarne altri e di venirne urtati, sottoporsi alle leggi della gravità e godere di membra elastiche, provare la stanchezza e l'urgenza del riposo, come dopo tanto agitarsi. Cioè, questo che permette appunto alla divinità di colloquiare su questa realtà, su questa terra, e non ponendosi sopra o di sotto di questa realtà, ma sempre ponendosi in contatto con l'uomo, e la divinità è di fianco all'uomo. Io volevo anche un attimino tornare sul discorso, l'esempio dell'esorcismo. Io ho avuto la sfortuna di assistere a una conferenza di un esorcista. Bene, queste persone arrivano a dei punti che sono veramente incredibili. E noi abbiamo visto che, ad esempio, nell'esorcismo la Chiesa ha modificato una serie di comportamenti. Sono esorcisti che si prendono in giro perché utilizzano degli strumenti. Ad esempio, la Chiesa ultimamente ha vietato agli esorcisti di utilizzare, ad esempio, le bende benedette e l'olio sacro. E alcuni esorcisti si sono opposti perché dicono funzionano benissimo.
Però ora come mai, se funziona benissimo l'olio sacro, la Chiesa adesso decide di toglierlo? Cosa, per evitare di spremere le olive? Non lo so perché. Se questo dimostra che adeguano una tecnica di dominio, di possessione in base alle esigenze. Prima, ad esempio, Claudio citava il discorso del fascismo, dell'accordo della Chiesa col fascismo. Beh, io voglio solo citare un fatto. Nel 1932, Pio XII impose, e Mussolini ben contento accettò, di togliere la ginnastica femminile da qualsiasi manifestazione fascista, perché la ginnastica femminile era reputata dal Vaticano una forma di paganesimo. Cioè, sono delle cose veramente incredibili, assurde, cioè che dimostrano veramente a che punto di bassezza può arrivare per il sistema di controllo. Sì. Pronto? Radio Gamma? Radio 5, sì, io vorrei una gentilezza. Siccome tempo fa avevo telefonato al signor Gigi qui che legge le carte. Pronto? Sì, no, beh, lo stiamo ascoltando. Pronto? Pronto? Sì. Sì, pronto? Pronto? Niente. Niente, spiacente, è caduta la linea. Quello che vogliamo dire è che noi non ci interessa la lettura di carte, non ci interessano preveggenti, non ci interessano niente di queste cose. Per noi queste cose sono delle grandissime cazzate. Questo deve essere chiaro per tutti. Pronto? Buonasera. Io volevo fare una domanda. Sì? Come interpretate voi, per esempio, più recente, il personaggio si conosce anche abbastanza, Padre Pio, le stimmate? Cioè, visto che per quelli che credono, per i cristiani, sono la dimostrazione, come si può dire, quasi tangibile della passione di Cristo, no? Della crocifissione. Sì. Scusa, posso chiederti una cosa? Sì, sì. Come tu spieghi la bevuta del latte delle statue di Krishna? Io di quelle ne ho sentito parlare, però delle stimmate di Padre Pio ne sono certo, perché si vedevano anche alla televisione. Guarda che l'autoinduzione psicologica è fortissima, Cioè, non si può mettere in dubbio che Padre Pio non avesse le stimmate. Sì, ma guarda che l'autoinduzione psicologica... Le malattie psicosomatiche, esistono malattie psicosomatiche. Cioè, se uno si addestra, se tu ti concentri, riesci anche a fermare il battito cardiaco. Cioè, riesci anche a produrre pustole sulla pelle. Cioè, se uno ha una determinazione di trasformare se stesso, può fare quello che vuole. Sì. Allora, supponiamo che la scienza non sia in grado, perché la scienza, almeno medica, non è in grado di spiegare come mai una ferita sanguini e non imputridisca, eccetera. Sì, vabbè, la scienza ha spiegato anche il coso, anche il sangue che si liquefa di San Gennaro, è un giochino alchemico. Ti posso rispondere che tanto teatro per dire, cioè, sì, per fare un'esagerazione stupida. Fino a 5 6 anni fa non esisteva una formula matematica. Scusa un momento, vi ascolto per radio perché sono in cellulare. Grazie, vi saluto. Sì, ciao. Io voglio, ad esempio, fare una battuta, dire che, ad esempio, fino a 5 6 anni fa la matematica non aveva realizzato una formula matematica che spiegasse perché la bicicletta funzionasse e stesse in equilibrio, eppure tutti quanti andiamo in bicicletta senza bisogno di formule matematiche. Io volevo fare un discorso sul discorso delle stimmate. Il discorso delle stimmate è un discorso chiaramente di distruzione del corpo, cioè nel senso che il corpo non è rispettato ma deve essere distrutto perché si manifesti Dio. Secondo la storia della Chiesa, le prime stimmate si sono manifestate con San Francesco e poi sono proseguite. Nel caso di Padre Pio c'è un discorso di sessualità deviata, cioè se chi va a leggersi, ad esempio, purtroppo alcune me le sono letto, ho perso il mio tempo a leggere, alcune prediche di Padre Pio, si nota che in Padre Pio c'è una specie di amore quasi sensuale, corporeo non realizzato con la divinità, cioè un bisogno quasi di congiungimento carnale, di far sesso con la divinità. Questo cosa può provocare? Può provocare nelle persone che questa sessualità deviata e alterata si manifesti in altre cose, come noi reprimiamo qualsiasi nostro istinto, tanto per dire, se noi reprimiamo l'istinto di mangiare diventiamo delle persone anoressiche, se noi mangiamo troppo ingrassiamo diventiamo degli obesi, se noi la sessualità ci autocastiamo come faceva Padre Pio, la indirizziamo verso una divinità che non potremo mai toccare, che non potremo mai congiungerci, creeremo solo dei problemi. Ciao Simonetta. Pronto? Mi senti? Ciao, sono Simonetta. Ciao. Dimmi. Senti, ti faccio una domanda perché non posso stare alla radio, quindi la faccio velocemente. Sì. E senti, tra l'altro volevo dire a Francesco, mi pare si chiami, no? Sì. Sì. Ecco, che parli troppo veloce. Sì, me l'hanno detto, cercherò di essere più lento. Ti sento grazie, comunque adesso, cioè, parli troppo veloce, già che esprimi concetti molto difficili, in più parli così veloce, uno gira la testa. Ecco, cioè, scusami. Se vuoi farti capire, no, mi scuso con te. Autocontrollarti, magari sì, parlare sì. Un po' meno velocemente oppure ripetere il concetto. Sì, grazie. D'accordo, la domanda che volevo farti è,
visto che voi dite che il creatore non è Dio, chi ha creato il mondo e tutto il circostante? Ciao, grazie. Ciao. Vabbè, passiamo a Simonetta di Rosà, allora. Sì, allora io cerco di risintetizzare e ripetere quello che ho detto più lentamente possibile. Probabilmente Mercurio mi è sempre a fianco e mi accelera nelle cose che voglio dire, perché Mercurio ha le ali ai piedi, io purtroppo avrò le ali alla lingua. Vabbè, dopo questa battuta di tipo divino proseguiamo il discorso. Cioè, d'altronde sulle divinità pagane si può sempre scherzare, si può sempre giocare e si possono sempre nominare in vano, non come Dio. Ecco. Allora, io volevo finire il discorso delle stimate. La manifestazione nel cristianesimo, soprattutto dopo San Francesco, cioè nel 1400, la manifestazione di Dio nel corpo avviene tramite la distruzione del corpo, cioè tramite le stimate. Perché una divinità ha bisogno che i propri fedeli, perché percepiscono la sua manifestazione, importi una sofferenza, una violazione, una cosa che è contraria ai principi di vita. Io dicevo che Padre Pio, leggendo anche alcune sue omelie, alcune sue prediche, aveva una tensione di tipo sessuale molto forte indirizzata verso la divinità. D'altronde, se noi andiamo a indirizzare la nostra sessualità verso qualcosa che è irraggiungibile, non è concretizzabile, creiamo delle situazioni di negazione del corpo. Cioè, se io desidero qualcosa, se io desidero un oggetto, desidero una donna, desidero qualcosa di diverso, la mia funzione principale è quella di poterla toccare, di poterla possedere. E cosa faccio se io vado a indirizzare la mia visione del mondo, la mia realtà, verso una divinità che non potrò mai raggiungere? Questa divinità non ha corpo, io ho un corpo. Tenderò a distruggere il corpo. Difatti, i cristiani hanno sempre fatto questo lavoro di distruzione del corpo, cioè nel senso di dire non serve niente perché serve nell'aldilà. Di conseguenza, dopo 1200 anni, i primi che hanno chiesto ma perché Dio non ti manifesti, chiedeva San Francesco, dato per dire mi sembra questa sia la sua frase, e si è manifestato come tramite la distruzione del corpo, proprio perché era un Dio fuori del mondo e che della realtà fisica non ne fregava niente. Di conseguenza Padre Pio probabilmente era succube di questa tensione sessuale deviata, alterata, perversa, e la ritorceva contro il corpo. E tutti quanti i santi hanno fatto questo. Di conseguenza, perché ad esempio c'è nel monoteismo c'è il bisogno di distruggere il corpo? Aldo Huxley, nel suo libro Le porte della percezione, dice perché ad esempio adesso noi abbiamo, che esempio, chi è un mistico ha meno visione nel Medioevo? Perché ad esempio adesso ci sono meno visioni di santi? Perché nel Medioevo c'era questa mania della flagellazione, c'era la mania della punizione del corpo, c'era una scarsa igiene e di conseguenza c'erano delle malattie che si sviluppavano. Non è vero quello che dici tu, Francesco, eh? Negli anni 50 ci sono state migliaia e migliaia di visioni della Madonna, sì, per paura dei comunisti. Sì, esatto. Sì, ma le visioni sono anche indotte da un ambiente che viene a creare, cioè nel senso, certo, che esistono un archetipo collettivo, esiste un inconscio collettivo che io posso condizionare. Certo che dopo 2000 anni posso benissimo sempre alterare le percezioni delle persone e indirizzarle verso qualcosa. Certo. Soprattutto le cose potrebbe essere anche un folletto, un ognomo, potrebbe essere una ninfa. Infatti. Certo che se io so che non è una ninfa, penso che sia la Madonna. Il caso, certo, che esista Poleo, ad esempio a Poleo, tanto per dire nel Vicentino, la Madonna di Poleo, la chiesa sorge su un antico ninfeo, c'è il culto delle ninfe, e stranamente una persona che aveva solo una sensibilità cristiana si è andata a vedere la Madonna. Poi questa persona ha capito, difatti io ho anche le registrazioni del cosiddetto veggente, che dice che sì, prima di noi qui c'era il culto dei pagani e delle ninfe. Logicamente lui, conoscendo come donna soltanto la Madonna, cioè come divinità solo la Madonna, l'ha tramutata in questo senso. E il problema appunto è quello dell'ignoranza, che impedisce alle persone di percepire come sono le cose. Paolo, scusami se intervengo ancora. Sì. Sì, dimmi. Non so spiegarmi perché la Madonna appare sempre in zone geografiche ben precise e a una certa latitudine. Infatti in Africa mai, vero? Non so, neanche il Polo Nord non, esatto, appare mai. Forse è freddo anche. Fa molto freddo. Neanche in Siberia? No. No. E neanche nel Tibet? Stranamente sempre in certe zone, sì, ben temperate. Se i cristiani fossero intelligenti comincerebbero a pensare. Cioè, non lo so io. Comunque attendo qualche risposta su queste robe. sarà difficile che qualcuno possa rispondere. Cioè, l'origine delle cose, l'origine del cosmo, l'origine degli astri, beh, lì insomma cerchiamo di metterci d'accordo, perché qui è un po' difficile dire quando, come. Certo.
mi sa solo che il nostro orologio è stato fatto sul sole, no? Parte dal sole, o no? Il nostro certo. Orologio. Le scadenze sono quelle. Allora, come la mettiamo? Sì. Bisognerebbe chiederglielo a qualche cattolico. Sì, ma, io voglio fare una battuta. Io ad esempio per venire in trasmissione parto da Marostica, per venire in trasmissione. Che io vengo ad esempio con una macchina che si è fatta della Fiat o della Renault o della Mercedes, non me ne frega niente, a me basta avere la macchina per venire in radio. Certo. Esatto. Cioè, chi l'abbia creata e chi l'abbia costruita, a me non mi interessa, che sia costruita in Italia, che sia costruita in Corea, non me ne importa niente. Dopo comunque risponderemo a Simonetta. Sì, comunque daremo una risposta, diciamo, meno così a livello di battuta. Non mi spiego perché i depositari unici della verità siamo noi altri a una certa latitudine. Sì. Certi musi gialli e neri non sono ma e gli animali non sono depositari della verità o di una libertà o le montagne i fiumi, o la terra, i fiumi, le sorgenti non hanno una verità anche loro, ma non so. Cosa dici tu? Cioè sarà perché il panteismo lo amo con tutto il cuore, non so perché, sarà per quello forse, ma c'hai del pagano anche tu, sta attento a non fare qualche rogo. Io sono nato così, con l'amore per quello che mi sta attorno, forse un po' meno per gli uomini purtroppo. Ma sai, non è questione di amore, è questione di relazioni. È questione di sensibilità, cioè nel senso che probabilmente... Sì, ma scherzo dai, ma... Tu hai conosciuto una gattara? Eh? Hai mai conosciuto una gattara? Quelle donne che raccolgono i gatti? No. Bene, quelle donne che raccolgono i gatti, che alcune sono talmente amorevoli con i gatti, che hanno fuso il loro...